Ok ragazzi, come promesso andrò a fare la reaction alla nuova canzone di Sfera, Mademoiselle. Allora ragazzi, lasciate like, poi vabbè, adesso taglio e vabbè, poi sarà tutto velocizzato e darò alla fine il mio parere. Andremo a analizzare il testo. Allora, la canzone, come avete potuto vedere, io l'ho vista e diciamo l'ho ascoltata e diciamo è carina. È un ritmo molto orecchiabile, diciamo abbastanza orecchiabile, ovvio che non sia questo granché, l'autotune c'è, però diciamo secondo me c'ha l'explicit, io non so perché, ma c'ha l'explicit, ma sinceramente meno explicit rispetto a quel che diciamo Sfera fa di solito. Vabbè, questo è il testo, questo la prima parte diciamo fino a diciamo è quella spoilerata appunto su Instagram. Poi qualsiasi cosa dico sarà usata contro di me. All'intervista non rispondo. Vabbè, questo faccio. Come al cellulare si chiama la mia ex. Questa, vabbè, è molto semplice. Non c'è rima però qui. Polizia, colpa mia. Però non è una vera e propria rima perché ia, vabbè. Nelle tasche non ho nulla, nulla tenente. Adesso mi serve. Adesso. Vabbè, diciamo, racconta prima che non aveva niente e adesso che c'ha tutto quel che ha, però vabbè, non lo so. I punta nel dito perché fuma, perché beve e perché spende i soldi. Vabbè, questo è vero. E vabbè, poi dice, diciamo, vabbè, questa parte, vabbè, si capisce. Vabbè, questo è il ritornello. Copertina, solo per la copertura. Adesso c'è detto che gli faccio paura. Ovviamente qui tutte le sue, e tutti gli stupidi, diciamo, che gli parlano dietro, che dicono, tra virgolette, stupidi giornalisti che appunto gli parlano dietro e dicono diciamo appunto vanno tutti contro di lui e lui dice che sono stupidi, non arrivano all'uva, non arrivano al concetto che praticamente non è sempre colpa sua. E diciamo, dice alla mamma di non preoccuparsi perché quelli sono stupidi, diciamo. E vabbè, l'esorcista che mi fa paura, vabbè, è un'altra. Come devo dire, un'altra figura retorica.
Ma qui è la stessa storia da anni, mi fai quasi pensare che fumo e ti sbagli, non voglio dire nulla di sbagliato, ma anche se non dici nulla qua comunque ti sbagli. Comunque, cerca di non dire cose sbagliate, però diciamo, pure se non dice niente, praticamente dici, come se dicessi qualcosa di sbagliato, è il dubbio che se fuma lui è come se fumassero gli altri. Questo qui è il ritornello. Il ritornello addirittura il bridge, e vabbè ragazzi, questa è più o meno l'analisi, lo so, è molto noiosa come analisi. Poi vabbè, ho detto anche due appunti sulla musica, poi peccato che non ci sia stato il video, però devo dire la verità, come canzone rispetto a uno standard di Sfera è abbastanza carina. Vabbè ragazzi, ciao.